Allora, salve a tutti, sono Edoardo Forcella, sono Daniel Tutti, ciao, sono Andrea da Spazio Blu, mi chiamo Andrea Brunella, sono speaker Radio Spazio Blu, sono Gabriele Naretto di Rivarolo e sono un speaker di Radio Spazio Blu, e ciao bella fia, la storia l'è finita. Un saluto a tutti da Andrea Carriti, questa è Radio Spazio Blu, grazie alla Fondazione Time 2 di Torino siamo tornati, puntata speciale sulle leggende dell'Emilia Romagna, ascoltiamo! La leggenda Duchessa Murata Viva. Una particolare leggenda, che rende ancora più affascinante il panorama delle tradizioni popolari emiliane, è una storia d'amore. Purtroppo alla finale non lieto. La leggenda narra che il castello di Torre Chiara era il luogo dove i due amanti, Pier Maria Rossi e Bianca Pellegrini, erano soliti passare dei momenti di intimità. Nel castello c'era una vera e propria camera d'oro, che è la principale testimonianza di questa storia, ma stiamo parlando di un amore molto strano che nasce e si manifesta nelle notti di luna piena. Infatti la duchessa fu letteralmente murata viva dal marito, che non aveva proprio apprezzato il tradimento della moglie con Pier Maria Rossi. Ancora oggi, quando c'è la luna piena, il fantasma della duchessa ad aggirarsi tra le stanze del castello alla ricerca del suo amante. Si narra che la duchessa cerchi un amore vero e sincero e pare che non neghi baci appassionati a coloro che la incontrano. Mamma mia, che leggende, la duchessa murata viva. va bene, d'altronde le leggende sono queste, noi le recitiamo solo. Andiamo a vedere la prossima di cosa parla. Sei pronto Daniel? Sei il primo ad aprire, vai, ti ascoltiamo. Coraggio! La leggenda del fosso del diavolo. Ci troviamo nella piccola cittadina di Sasso Marconi, sull'Appennino bolognese. Moltissimi anni fa, dove oggi ci sono eleganti ville, c'erano solo campi. Insomma, il borgo di Sasso Marconi non era proprio come si vede oggi. Solo edificio piccava in quel paesaggio. Era un castello che fungeva da fortezza, munito di torni, solide alte mura. In quegli anni, una misteriosa creatura si aggirava tra i campi, alla ricerca di anime dannate, seminando morte tra i contadini del luogo e distruzione del paese. Era un demone dall'aspetto terrificante. La leggenda narra che i contadini che abitavano quelle terre videro di notte una nube nera che si addensò nel cielo e al suo interno la sagoma di un demonio. Impauriti si rifugiarono nella chiesa del castello e cominciarono a pregare. La creatura decise di entrare nella fortezza, saltando al di là delle alte mura, dal colle vicino. Ma proprio quando decise di saltare, la creatura demoniaca fu scagliata a terra da un fascio di luce bianca. Nel cielo si illuminò la figura della Vergine e all'alba cittadini di Sasso Marconi poterono uscire tranquillamente e senza paura dal castello. La misteriosa e temibile creatura era stata sconfitta. Proprio dove la creatura fu stagliata con violenza al suolo, i contadini trovarono un enorme fosso dove ora scorreva un rivolo d'acqua, il fosso del diavolo. Questa leggenda si è ritagliata un posto di prestigio nella tradizione popolare del piccolo borgo di Sasso Marconi. Non ha fatto altro che incrementare la curiosità di tantissimi turisti che qui si recano per ammirare il fosso della leggenda e il borgo, che si presenta come un vero e proprio gioiello. Thank you.
Curiosità e leggende molto interessanti. Adesso andiamo a scoprire la leggenda della Torre degli Asinelli di Bologna, una delle torri più belle in questa città piena di torri. Ascoltiamo, siamo pronti? La leggenda della Torre degli Asinelli di Bologna. La Torre Garisenda e la Torre degli Asinelli sono i simboli della meravigliosa città di Bologna. Si ergono maestose al centro della città, tre principali monumenti ed storici palazzi. Proprio sulla Torre degli Asinelli c'è un'antica leggenda. La storia dice che tale torre è stata realizzata nel 1100 dalla famiglia di Bellina degli Asinelli, ma la leggenda narra tutta un'altra storia. Un contadino possedeva due asinelli forti e in salute che lo aiutavano nei duri lavori nei campi. Il contadino non faceva altro che lavorare con la speranza di riuscire, risparmiando i pochi guadagni, a comprare qualche altro terreno e ad espandere le sue proprietà. Durante una normale giornata di lavoro, gli asinelli cominciarono a scalciare per iniziare a scavare nel terreno. Il contadino non credeva ai suoi occhi. Un baule pieno di monete d'oro e d'argento uscì dalla terra. L'uomo non lo disse a nessuno, neanche alla sua famiglia. Aveva scoperto un tesoro e l'aveva chiamato il tesoro degli asinelli. Il contadino, con discrezione e senza mai dare nell'occhio, incrementò il suo tenore di vita, permettendo al figlio di studiare affiancato dai più grandi insegnanti dell'epoca. Il giovane si innamorò di una fanciulla che apparteneva ad una famiglia importante, una delle più importanti ricche della città. Tra i due fu subito amore, ma restarono sempre coi piedi per terra, senza farsi troppe illusioni, perché era troppo il divario sociale tra le due famiglie. La ragazza, innamorata dell'umile figlio del contadino, piangeva giorno e notte, disperata per un amore che non poteva mai sbocciare. Fu così che il giovane, non sopportando più di vederla piangere, decise di affrontare la nobile famiglia, chiedendo la mano della ragazza. Il padre della fanciulla scoppiò in una grande risata e disse: sì, il matrimonio ci sarà, ma a patto che riuscirai a costruire una torre altissima. Il giovane non sapeva cosa fare e si confidò con il padre, che gli consegnò il tesoro degli asinelli. Così i lavori per la costruzione della torre iniziarono subito e dopo poco tempo la stessa torre si ergeva nel cuore della città. La Torre degli Asinelli fu finita e i due giovani riuscirono a sposarsi e a vivere felicemente la loro vita. Molto interessante. E dopo la Torre degli Asinelli parliamo di una ragazzina chiamata da tutti Azzurrina. Questo è inquietante, secondo me. Ascoltiamo. La leggenda di Azzurrina. La leggenda narra che Ugo Linuccio Malatesta, signore di Montebello, lasciò la sua bambina Guendalina a due guardie di fiducia nel castello di Montebello, perché lui era impegnato in battaglia. Il castello di Montebello era una vera e propria fortezza armata che nulla aveva a che vedere con la figura di una bambina. La povera Guendalina si trovava all'interno della fortezza perché costretta dal suo aspetto. Infatti era albina, una caratteristica che in epoche antiche era ritenuta espressione del demonio. I genitori, quindi, decisero di nascondere il castello e di tingere i capelli d'azzurro per destare meno sospetti. Fu così nominata Azzurrina.
La bambina era solita giocare e correre tra le tante stanze del castello e un giorno la palla con cui si stava divertendo finì in un sotterraneo. Azzurrina scese le scale e tutto ad un tratto le guardie che l'avevano fatta scendere si accorsero che Azzurrina era sparita. Ma subito non si preoccuparono, perché capitava spesso che scendesse quelle scale. Ma a un certo punto udirono un forte urlo. Si precipitarono nel sotterraneo e della bambina non vi era più traccia. Non fu mai più ritrovata. La leggenda narra proprio di questa bimba, che ancora oggi è solita di aggirarsi nel castello di Montebello. Nella fortezza è possibile udire i pianti, urla e la voce di Azzurrina, che percorre lunghi corridoi dell'edificio. Il castello è diventato un monumento di interesse nazionale e di singolare attrazione. In epoca moderna, un medium è riuscito a mettersi in contatto con lo spirito di Azzurrina, che raccontò cosa era realmente accaduto. Azzurrina, nel rincorrere la palla, cadde e ruzzolò giù per le scale, morendo sul colpo. Le guardie di fiducia, che avevano il compito di vegliare sulla bambina, arrivavano troppo tardi. Per paura della punizione, facevano sparire il cadavere. Ma mai nessuno seppe dove, perché le stesse guardie, al ritorno del padre di Azzurrina, furono uccise. La bimba è ancora lì, che corre felice e gioca. Non piange quando si spaventa. Andando alla stanza all'alto del castello. E dopo Azzurrina ascoltiamo una leggenda che parla di un personaggio molto particolare, Mazzapegul, insomma un nome chiaramente regionale dato a questo particolare protagonista. Chissà chi è. Il Mazzapegul. In Emilia Romagna c'è un dispettoso spiritello che si gira nei boschi e nelle pinete. Una specie di folletto, molto basso con la faccia furba, che indossa sempre un particolarissimo berretto rosso. La leggenda del Mazzapegul narra dell'esistenza di una vera e propria grande famiglia di folletti, la quale è suddivisa in diverse tribù, che hanno i nomi diversi a seconda della zona della regione che abitano. Il Mazzapegul è solito a fare dispetti ai contadini, ovvero si diverte a posarsi sul petto delle giovani donne, rendendo il loro sonno affannoso. Non solo, entra nascosto nelle stanze, si torna un mobile all'altro, fin quando trova una bella fanciulla della quale si innamora. Se la giovane donna ricambia la passione, il folletto le rassetta la stanza. E invece se la donna lo deride e cerca di mandarlo via, preferendo il marito al fidanzato, il Mazzapegul la scuote, la morde, la graffia e le nasconde gli oggetti. Il Mazzapegul è anche descritto come un vero e proprio maestro degli incubi, come detto in precedenza, ama rendere affannoso il sonno delle persone, posandosi sul petto e ama provocare alle stesse orribili sogni. Però esiste un modo per fermarlo. Basta rubargli il berretto rosso e gettarlo lontano. Il Mazzapegul, senza il suo copricapo, perde tutti i suoi poteri. E voi siete pronti? Perché stiamo per raccontarvi un'altra leggenda, quella del fantasma della bambina di Villa Clara. Il fantasma della bambina di Villa Clara. Villa Clara è una casa disabitata in provincia di Bologna, più precisamente a Trebbo di Reno, davanti alla quale gli abitanti della zona evitano di passare. È considerata una casa maledetta. Oggi si trova in uno stato di abbandono totale. Si narra che all'interno della villa vivesse una bambina di nome Clara, che aveva il dono della preveggenza. Il padre, terrorizzato da questo potere della figlia, non trova altro rimedio che ucciderla, morendo la viva all'interno della stanza. Sono tantissime testimonianze di persone che avrebbero udito, in modo molto chiaro, urla, pianti e richieste d'aiuto. La voce è quella di una bambina. Inoltre, in tanti hanno affermato di aver udito le note di un pianoforte.
e di aver visto delle luci all'interno della villa, anche se l'elettricità è stata staccata da tempo. Spesso Clara, o meglio il suo fantasma, si aggira nel giardino, antistante la villa, e cerca di interagire con chi passa di lì. Ovviamente tutti scappano. Ed è forse questo il motivo che spiega altri strani fenomeni. Rottura di telefonini, di videocamere, oggetti che vengono lanciati nella strada. L'apparizione di Clara fa venire i brividi. Spesso la si vede dietro la finestra, sopra l'ingresso principale, che passato da lì e incrociato il suo sguardo, ha visto un secondo dopo proprio davanti a lui. Un consiglio? Evitate di passare da quella strada. E termina qui anche questa 22esima puntata di Radio Spazio Blu dedicata alle leggende dell'Emilia Romagna. Io voglio ringraziare Gabriele Festuccia per l'assistenza dietro al vetro e poi i nostri speaker Andrea Brunero, Andrea Romanelli, Gabriele Naretto, Germano Fantò, Edoardo Forcella e Daniel Tuti. Grazie a tutti, ma soprattutto grazie alla Fondazione Time 2 di Torino che ci segue e che ci permette di andare in onda. Noi ci sentiamo tra meno di un mese. Ciao! Allora, salve a tutti, sono Edoardo Forcella. Sono Daniel Tuti. Ciao, sono Andrea da Spazio Blu. Mi chiamo Andrea Brunello, sono speaker Radio Spazio Blu. Sono Gabriele Naretto di Rivarolo e sono un speaker di Radio Spazio Blu. E ciao Bella Fia, la storia l'è finita.